Benvenuti a Beauty and Makeup. La bellezza femminile si esprime anche attraverso delle mani curate, aspetto spesso sottovalutato ma di grande importanza. Oggi vedremo come effettuare una manicure fai da te. Il primo passo è quello di munirsi dei giusti accessori: sali da bagno o bagnoschiuma, forbicine, bastoncino in legno d'arancio, una lima, un buffer. Una crema idratante, l'olio per cuticole e lo smalto. Tagliate le unghie con delle apposite forbicine e modellatele con la lima. È importante muovere la lima in un'unica direzione perché sfregandola avanti e indietro contro l'unghia rischierete di frastagliarne l'estremità e di conseguenza le unghie saranno più incline a spezzarsi e a sfaldarsi. Utilizzate la lima esclusivamente da sinistra verso destra. Per rifinire il lavoro utilizziamo una lima professionale a mattoncino chiamato buffer. Muoverlo disegnando una X e non limare troppo a lungo per non rischiare di indebolire le unghie a causa del calore provocato. Durante il processo di levigatura, staccate sempre la lima dall'unghia tra un movimento e l'altro per evitare di produrre una frizione eccessiva. Successivamente riempite una bacinella con dell'acqua calda, aggiungendo un cucchiaio di sali minerali oppure del bagnoschiuma e immergete le mani per circa 10 minuti. Questo farà sì che le cuticole si ammorbidiscano. Sottoponendovi a una manicure professionale vedrete che le cuticole vengono tagliate per dare un aspetto all'unghia migliore, ma a meno che voi non siate delle estetiste esperte, il consiglio è quello di non toccarle per non rischiare di danneggiarle. La funzione delle cuticole è quella di fornire una barriera protettiva all'unghia, pertanto anziché tagliarle, provate a nutrirle e ad ammorbidirle con un olio specifico, lasciandolo assorbire un paio di minuti. Passati 2 minuti, con il bastoncino di legno potete spingere delicatamente indietro le cuticole. Applichiamo ora la crema idratante e facciamola assorbire bene massaggiando. Adesso possiamo applicare lo smalto. Se amate il semplice potete scegliere un colore chiaro, altrimenti optate per un colorato. Per questa puntata è tutto. Vi ricordo di iscriverci a beautymakeup@lanuovatv.it. Arrivederci alla prossima puntata.